Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. Ci risiamo ancora una volta. Stiamo vivendo ormai da tempo l'eterno ritorno dell'uguale pandemico. Un eterno ritorno al ritmo dello yo-yo, che avanza e poi ritorna su se stesso. E sempre desta l'illusione che la fine dell'emergenza sia vicina. In realtà essa persiste, è già da tempo divenuta la nuova normalità. Come più volte ho sottolineato, nell'alternarsi senza posa di fase 1 e fase 2, l'emergenza non soltanto durerà a lungo, ma diverrà, come già è, la nuova normalità, the new normal. L'Inghilterra, uno dei paesi che hanno preso più sul serio la vaccinazione di massa, distinguendosi per capillarità e rapidità, si trova ora di nuovo nel bel mezzo dell'emergenza sanitaria. Si parla testualmente di 18.000 nuovi contagi nelle ultime giornate, dovuti principalmente alla cosiddetta variante Delta. E proprio per via di questa repentina impennata dei contagi, il governo ha rinviato di qualche settimana l'allentamento delle misure emergenziali e il conseguente ritorno a condizioni di vita funestate in misura minore dal nuovo ordine terapeutico. Occorrerebbe domandarsi seriamente come mai i paesi più vaccinati, come appunto l'Inghilterra o Israele, siano adesso quelli che più si trovano funestati dall'emergenza epidemiologica e segnatamente dalla nuova variante Delta. Ma, come ormai è noto, in questa fase storica non è lecito porre domande, sollevare dubbi, problematizzare la realtà, pena l'essere diffamati e ostracizzati come complottisti. Intanto, ancora una volta, il popolo inglese scende coraggiosamente in piazza per esprimere il proprio sacrosanto dissenso rispetto al nuovo leviatano terrifico tecnosanitario e alle misure repressive che esso continua a imporre, nascondendole dietro il lessico medico-scientifico. In particolare a Londra sono scesi a sfilare per le strade della City moltissimi cittadini stremati e ormai insofferenti rispetto al volgare regime terapeutico, quello che in nome della biosicurezza limita le libertà, sequestra i diritti, potenzia i colossi e-commerce e i giganti big tech, condanna a morte i ceti medi e le classi lavoratrici. Insomma, pare davvero che almeno nel Regno Unito sempre più persone si stiano risvegliando dal sonno dogmatico e principino a capire che non si tratta sic et simpliciter di un'emergenza epidemiologica. Si tratta, invece, di una riorganizzazione complessiva del mondo della produzione capitalistico. Esso utilizza l'emergenza epidemiologica per imporre una nuova razionalità politica, un nuovo metodo di governo delle cose e delle persone. È naturalmente da sperare che sempre più persone escano dalla caverna caliginosa, si sveglino dal sonno dogmatico e, dulcis in fundo, si mobilitino per riconquistare le libertà e i diritti sequestrati in nome dell'emergenza. Occorre davvero prenderne coscienza il primo possibile. Non vi è virus al mondo, fosse anche il più letale, che giustifichi l'odierna disumanizzazione dell'umanità, l'imbarbarimento sociale, politico ed economico che stiamo subendo. Gli stessi che vanno ripetendo di volerci proteggere la vita con le loro misure emergenziali sono quelli che la stanno annientando, riducendola a indegna sopravvivenza, a confinamento domiciliare coatto, a miseria ogni giorno crescente per la massa dannata dei precari, dei lavoratori, dei ceti medi. Occorre esserne consapevoli e farne tesoro, anche sul piano pratico. Fare tesoro soprattutto del noto imperativo del giovane Marx, secondo cui bisogna rovesciare senza esitazione tutti i rapporti nei quali l'uomo sia un essere umiliato, degradato, avvilito, disumanizzato. Radioattività con Diego Fusaro.